L'idea è quella di fare sentire i nostri ospiti come amici, e quindi questo è il è la cosa che ci preme di più, è proprio la voglia di superare, diciamo, un po' il turismo tradizionale e di non avere più o solo i turisti, diciamo, da coste, ma di fare immergere i nostri amici nella vita di tutti i giorni. Praticamente vicinissimi sia a Tarros, che è la capitale economica di questa zona, un'area archeologica importantissima nel Mediterraneo, che a Cornus, che era la capitale politica e culturale. Siamo in uno dei porti di questa zona, cioè la località di Sarkittu, che è da sempre stata molto importante per il commercio, ma anche per una serie di attività. E da qua parte appunto un'altra zona, che è quella di montagna. Il fatto di lavorare per molto tempo in attività, diciamo, commerciali o nei lavori più tradizionali ti porta a un certo punto a guardarti allo specchio e a dire basta, voglio staccare, voglio cambiare vita, voglio fare qualcosa di nuovo, però per fare crescere il mio territorio. E allora pensi che non tutte le persone devono scappare via e se ne devono andare, perché se no non rimane più nessuno a lavorare su queste cose. Ci siamo riuniti, abbiamo creato uno staff e un gruppo di amici e di operatori che ha deciso di creare in mezzo a questi scenari attività che si fanno a piedi, che si fanno a cavallo, che si fanno in bici, che si fanno anche in barca a vela o con gli asinelli sardi, però sono attività che si legano moltissimo anche alla professionalità nei servizi. Noi cerchiamo di proporlo, di unirlo, di proporlo tutto assieme, facendo variare le esperienze, facendo crescere l'entusiasmo verso, insomma, la conoscenza della nostra isola, e facendo diventare veramente i nostri ospiti degli amici, insomma.